Analisi fisica, cominciamo con la barretta che si sposta verso destra perché questa situazione l'abbiamo già discussa dettagliatamente in un video precedente. Sappiamo già che il flusso magnetico di questo campo B attraverso la superficie rettangolare del circuito è un flusso positivo per come abbiamo scelto convenzionalmente di orientare il circuito e questo flusso aumenta di intensità intanto che la barretta si sposta a destra e quest'area si allarga. Sappiamo già che si scatena il fenomeno dell'induzione elettromagnetica perché il circuito vuole contrastare questo aumento di flusso magnetico e per farlo fa scorrere la corrente in senso orario per generare così un campo B indotto che entra nel foglio e cerca di contrastare in questo modo l'aumento del numero di linee di B che attraversano il circuito venendo verso di noi. Sappiamo anche che a livello microscopico i portatori di carica che convenzionalmente immaginiamo come positivi che sono presenti nella barretta metallica, per esempio questo, essendo trascinati verso destra dal moto della barretta subiscono la forza di Lorentz in basso e questa forza di Lorentz la interpretiamo come una forza elettrica generata da un campo elettrico che è nato all'interno della barretta orientato da C verso D e che spinge questi portatori di carica facendo scorrere la corrente dall'alto verso il basso, da C a D e poi spingendo tutti gli altri portatori liberi che si trovano nel resto del circuito, mettendoli in moto e quindi producendo questa corrente in senso orario. Sappiamo anche che questo campo elettrico, o campo elettromotore indotto, è generato da una differenza di potenziale tra C e D, uguale in modulo alla forza elettromotrice. E per la legge di Faraday, Neumann e Henry e anche Lenz sappiamo che questa forza elettromotrice è uguale a meno la derivata prima, cioè la rapidità di variazione del flusso magnetico. In realtà all'inizio qua non c'è il carico, ma c'è lasciato vuoto, cioè non viene messa la resistenza all'inizio. Ricordiamo infatti che all'inizio questi due poli sono lasciati scollegati. E quindi questa forza elettromotrice che spinge le cariche positive verso il basso in questa barretta fa accumulare piano piano queste cariche positive in A sottraendole dal polo B. Quindi si crea un accumulo di cariche positive che vengono spinte in A e una carenza di cariche positive in B, quindi cariche negative, e perciò c'è una differenza di potenziale tra A e B, con il potenziale di A superiore al potenziale di B. Però la corrente non può scorrere perché qui questo tratto è aperto. Quando invece la barretta si sposta a sinistra, la forza di Lorentz sui portatori convenzionali positivi è rivolta verso l'alto, quindi anche la forza elettrica, il campo elettromotore e la corrente tende a scorrere in senso orario. Questo infatti è logico perché ora il flusso del campo B sta diminuendo in quanto l'area si stringe. Diminuisce il numero delle linee del campo B che attraversano il circuito e quindi il circuito reagisce cercando di creare altre linee del campo B indotto, quindi il suo campo B indotto facendo scorrere la corrente in senso antiorario. Queste linee del campo B indotto vengono verso di noi e cercano di rinforzare questo flusso che sta diminuendo. Di nuovo tra i poli A e B c'è un tratto vuoto, aperto. Quindi queste cariche che vengono spinte verso la parte superiore della barretta vanno ad accumularsi in B. Quindi adesso in B si accumulano cariche positive e invece queste cariche vengono prelevate da A dove c'è un addensamento di cariche negative, cioè mancanza di portatori positivi. Dunque si è creata una differenza di potenziale al contrario rispetto a prima. Adesso il potenziale è più alto in B e più basso in A. Questa differenza di potenziale è oscillante con lo stesso periodo di oscillazione della barretta. Ad ogni oscillazione completa della barretta, che oscillazione completa vuol dire andata e ritorno, c'è una oscillazione completa della differenza di potenziale tra A e B, cioè prima A è superiore a B e poi B diventa superiore ad A. E questa è la differenza di potenziale alternata di cui si parla nel testo del problema. E si vuole che la frequenza di questa differenza di potenziale alternata sia di 50 Hz come la rete elettrica. Perciò la molla deve oscillare 50 volte al secondo. Dobbiamo ricavare la costante elastica della molla affinché le oscillazioni siano 50 al secondo.
dobbiamo applicare le leggi dinamiche dell'oscillatore armonico senza attrito, cioè la seconda legge di Newton è la forza totale uguale alla massa per l'accelerazione, accelerazione che è la derivata seconda rispetto al tempo della posizione, perché è la velocità, cioè la rapidità con cui varia la velocità. La forza totale è soltanto la forza elastica, è l'unica forza presente, che è data dalla legge di Hooke, meno kx. Ricordiamo che questo meno sta a significare che quando lo spostamento della barretta è verso destra, quindi un x positivo, la molla tira verso sinistra. E viceversa, quando la barretta è a sinistra, come qui, la molla tira verso destra. Dunque sostituiamo la legge di Hooke nella legge del moto di Newton, meno kx uguale mx due punti. Ricordiamo che nel moto armonico l'accelerazione era uguale a meno omega quadrato x, dove omega è la pulsazione del moto armonico, cioè 2π greco volte la frequenza. Frequenza che qui ho indicato con f' per non confonderla con f, che è la forza elettromotrice. Siccome la frequenza è 50 Hz, la pulsazione è questo valore qua. Dunque, prendiamo l'espressione per l'accelerazione, meno omega quadrato x, e la andiamo a sostituire nella legge di Newton, che quindi diventa questa, da cui possiamo finalmente ricavare la nostra incognita, che è la costante elastica della molla. Conosciamo la massa della barretta, che è di 20 grammi, la pulsazione l'abbiamo appena calcolata, e quindi la costante elastica risulta questo valore qua. Senza bisogno di ricavarsi tutta la dinamica dell'oscillatore armonico, come abbiamo fatto adesso, potevamo direttamente applicare la formula del periodo dell'oscillatore armonico, periodo che è l'inverso della frequenza, quindi 0,020 secondi. E con la formula inversa potevamo ricavare la costante elastica della molla, che veniva questo valore qua. Quindi abbiamo risposto alla prima domanda, calcolare la costante elastica della molla per produrre oscillazioni di 50 Hz di frequenza.